Avete voglia di improvvisarvi investigatori? Allora, questo è il video perfetto per voi. Abbiamo raccolto 10 misteri che sembravano impossibili da risolvere e finalmente abbiamo dato loro una spiegazione plausibile. Se vi piace fare luce sui casi più complicati e destreggiarvi tra indizi a doppio taglio, iscrivetevi rapidamente al canale e immergetevi insieme a noi in questa nuova classifica carica di mistero. Numero 10. Una nuova identità. Deve essere difficile crescere senza conoscere le proprie origini. Steve Carter aveva molte domande sulla sua infanzia e nessuno a cui potesse farle. Per quale motivo il suo certificato di nascita era stato redatto con un anno di ritardo? E chi erano i suoi veri genitori? All'età di 4 anni, Steve è stato adottato da una famiglia amorevole, ma non aveva mai smesso di chiedersi chi fosse veramente. Quando ha deciso di indagare sulle sue radici, ha scoperto con sgomento che la risposta che cercava lo aspettava al di là di una semplice ricerca su internet. Un sito dedicato ai bambini scomparsi riportava una foto di lui da piccolo e un'immagine di come sarebbe stato intorno ai 20 anni, che gli somigliava come uno specchio. Il suo vero nome era Mark Spanama Barnes. La sua mamma biologica lo aveva affidato ad alcuni sconosciuti con un nome falso e una data di nascita sbagliata, per poi sparire nel nulla. Le sue sorti rimangono sconosciute. Numero 9. Il quadro vagante. Conoscete quella sensazione di breve amnesia che si prova quando si smarriscono le chiavi di casa o il portafogli? Per fortuna, come dice il proverbio, la casa nasconde ma non ruba, e questo detto può essere esteso anche alle gallerie d'arte. Nel 1997, il dipinto Ritratto di Signora del pittore Gustav Klimt è scomparso improvvisamente da una galleria d'arte del nord Italia. Dopo lunghi giorni di ricerche estenuanti, il quadro è stato dato per disperso e le autorità hanno concluso che fosse stato rubato. Ma come vi abbiamo accennato, il dipinto era destinato a ricomparire improvvisamente. Nel dicembre del 2019, un giardiniere stava estirpando le erbacce dal muro esterno del museo, quando ha scoperto un incavo nella parete. All'interno della fessura ha trovato un involucro di plastica che nascondeva niente di meno che il quadro di Klimt. Nel gennaio 2020 il dipinto è stato autenticato. Il suo valore attuale è di 56 milioni di euro. Numero 8. L'anziano scomparso. Oltre agli oggetti, anche le persone purtroppo spariscono da un giorno all'altro senza lasciare traccia. David Lee Niles, per esempio, era un uomo anziano di cui la famiglia aveva perso le tracce dopo l'11 ottobre 2006. Al momento della scomparsa il vecchietto aveva un tumore e soffriva di depressione, motivo per cui le autorità hanno supposto un allontanamento volontario. Quasi un decennio dopo, nel novembre 2015, Niles è stato ritrovato per puro caso da un impiegato dell'azienda di pompe funebri locale, che stava allestendo le decorazioni natalizie nel negozio in cima a una scala. Da quell'altezza l'uomo ha notato un oggetto misterioso nello stagno davanti al locale, che sembrava un'automobile. La polizia ha ripescato il veicolo dallo stagno e ha rinvenuto dei resti di ossa umane al volante. Confrontando il ritrovamento con il numero di targa della macchina di Niles e il suo stesso DNA, le autorità hanno potuto confermare che si trattava proprio dell'anziano scomparso. Numero 7. La spedizione Franklin. Molte missioni militari del passato hanno avuto delle sorti disastrose, come la spedizione Franklin, partita dall'Inghilterra nel maggio del 1845 con l'obiettivo di completare l'esplorazione del famoso passaggio a nord-ovest. La spedizione era composta da sole due navi, la HMS Erebus e la HMS Terror, con un equipaggio complessivo di 143 persone guidate da Sir John Franklin. Nel giro di 2 mesi le imbarcazioni fecero perdere completamente le loro tracce e per molti anni le ricerche dei superstiti non diedero alcun risultato. Soltanto nel 1981 una nuova spedizione ha rinvenuto i resti di alcuni membri dell'equipaggio, arenati da un secolo sull'isola di Re Guglielmo, in Canada. Nel 2014 le nuove tecnologie navali hanno permesso il ritrovamento dell'Erebus, seguito 2 anni dopo dal Terror. Le indagini hanno dimostrato che la spedizione fallì a causa del clima rigido dell'Artico durante il periodo della piccola era glaciale. Franklin e i suoi uomini rimasero bloccati nel ghiaccio per mesi, senza via di uscita. Numero 6. Telefoni gatto. Dal 1980 tantissimi telefoni di plastica arancione a forma di Garfield continuano a rovesciarsi sulle coste dell'Héroïse, in Francia. Le campagne contro l'inquinamento balneare non sono ancora riuscite a fermare l'invasione di telefoni, ma finalmente dopo 35 anni gli esperti hanno scovato l'origine del problema. Un carico perduto durante la traversata dell'oceano.
Grazie all'attenzione mediatica che ha seguito la questione, un agricoltore locale ha confermato di aver avvistato il primo telefono Garfield negli anni Ottanta, in seguito a una tempesta burrascosa. L'uomo conosceva anche l'ubicazione del carico scomparso, una grotta sottomarina accessibile soltanto durante la bassa marea. Poiché la cassa piena di telefoni arancioni è molto difficile da raggiungere anche per i sommozzatori, è probabile che le coste francesi continueranno ad accogliere centinaia di Garfield fino ad esaurimento scorte. Numero 5. Il panino abbandonato. Immaginate adesso di passeggiare per le strade della vostra città e notare sul marciapiede un hamburger ancora incartato. Strano, ma non impossibile, direte voi. E se provenisse da una catena di fast food il cui punto vendita più vicino si trova a 2.414 km di distanza? Lincoln Boehm ha trovato il panino nel Queens, un quartiere di New York, dove non sono presenti ristoranti della catena In-N-Out. L'investigatore in erba ha indagato sul mistero per 4 giorni, finché una ragazza di nome Helen Vivas lo ha contattato e gli ha spiegato la verità. Aveva preso un volo per New York dalla California, dove aveva acquistato 4 hamburger al famoso fast food. Ne aveva mangiato uno durante il volo e aveva sistemato gli altri 3 in una busta, che purtroppo si era rotta mentre correva per prendere l'autobus che l'avrebbe portata a casa. Sul momento era riuscita a salvarne 2, ma il terzo era caduto. Mistero risolto! Ma prima di andare avanti con i prossimi misteri, prendetevi un attimo di pausa per mettere mi piace al video e iscrivervi al canale. Fatto? Continuiamo! Numero 4. L'escursionista disperso. 2 escursionisti si sono persi mentre esploravano la periferia di Los Angeles e hanno trascorso 3 notti all'addiaccio, sopravvivendo solo grazie agli oggetti appartenuti a un altro escursionista scomparso l'anno precedente sulle montagne di San Giacinto. La coppia ha ritrovato uno zaino pieno di vestiti e fiammiferi nell'accampamento abbandonato di John Donovan, che aveva lasciato indietro anche il suo diario. Le pagine raccontavano la storia di un escursionista esperto che aveva seguito il sentiero della Pacific Crest Trail, lungo 4.265 km, che va dalla California meridionale al confine canadese, per poi scomparire nel nulla nel 2005 dopo una gelata improvvisa. Nel diario Donovan esprimeva la consapevolezza che non sarebbe stato ritrovato per tempo dai soccorritori e che sarebbe morto tra quelle montagne. Grazie ai suoi fiammiferi, la coppia ha potuto accendere un fuoco e attirare l'attenzione delle autorità. Numero 3. Il relitto dell'aereo. Il 30 ottobre 1942, il velivolo Avro Anson Mark I L7056 scomparve improvvisamente dai radar insieme ai 4 membri dell'equipaggio. L'aereo stava effettuando un'esercitazione di navigazione ed era partito dalla base di addestramento operativo di Patricia Bay, nella British Columbia. Durante il volo le condizioni climatiche peggiorarono a tal punto che la torre di controllo richiamò tutti i velivoli perché tornassero a terra. Ma l'Avro Anson non atterrò mai più. L'aeronautica canadese avviò immediatamente le ricerche, che vennero però sospese in data 3 novembre senza alcun risultato. Il relitto è stato ritrovato per caso soltanto nel 2014. Gli impiegati di una ditta di taglialegna al lavoro a 10 km a nord-ovest di Port Renfrew hanno intravisto i rottami tra gli alberi e notificato alle autorità la presenza di un velivolo distrutto. Numero 2. Versi sottomarini. Negli anni 60 i ricercatori hanno sentito per la prima volta uno strano suono proveniente dalle profondità dell'Oceano Australe, in Antartide. Il rumore percepito somigliava allo starnazzo di un'anatra comune e da allora è stato ascoltato e registrato più volte. Gli esperti sospettavano che quel suono a basse frequenze potesse provenire dalle navi in transito oppure da alcune specie particolari di pesci. Ma a causa delle loro incertezze hanno preferito affibbiare al rumore sottomarino il soprannome temporaneo di anatra biologica. È stato difficile identificare la fonte di quel verso, ma alla fine le registrazioni hanno rivelato che il suono proviene dalla balenottera comune, un mammifero molto diffuso a quelle latitudini. I ricercatori hanno posizionato dei registratori su 2 esemplari e hanno ottenuto le prove che cercavano. Il motivo per cui le balenottere emettono questo verso rimane ancora un mistero. Numero 1. La famiglia divisa. Nella foto che state guardando potete ammirare Celeste e sua sorella Elizabeth da bambine. Nel 1993 Celeste ha litigato con suo padre, Robert Honch, e ha deciso di lasciare per sempre la città di Brewster. Ha perso tutti i contatti con la madre e la sorella, credendo che non volessero più avere a che fare con lei. E ha saputo per vie traverse che nel 1995 suo padre aveva dichiarato che erano partite per l'Australia, abbandonandolo a loro volta.
Tuttavia, una lettera scritta dalla nuova moglie del signor Honsch ha generato diversi dubbi negli inquirenti, che nel 2006 hanno cominciato a indagare sulla sorte delle due donne scomparse nel nulla. Il primo sospettato ovviamente era Robert Honsch. Nel 1995, 2 anni dopo l'allontanamento di Celeste, a Brewster erano stati ritrovati 2 cadaveri impossibili da identificare. Dopo un serrato interrogatorio, gli inquirenti sono riusciti a strappare un'impronta digitale a Robert Honsch per confrontarla con la busta di plastica in cui erano state avvolte le vittime. Le impronte combaciavano perfettamente e l'uomo, a distanza di 19 anni, è stato finalmente condannato per duplice omicidio. Quale di questi misteri vi è sembrato più strano di tutti? Scriveteci la vostra opinione nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime classifiche.